Questo gioco è utile quanto il sermone del monte, non serve a niente, va bene? Oggi stiamo per scoprire insieme, come sempre, Serious Sam Classics Revolution. Andiamo, dai! Allora, ho dato un'occhiata al forum del gioco, no? Su Steam, e ho visto che l'autore del gioco, perché alla fine è una mod del vecchio Serious Sam, non è proprio un gioco nuovo. L'autore, insomma, tra virgolette, è Angelo. E Angelo, io so chi è un nuovo membro, non proprio della Crawl Team, però è un collaboratore di Crawl Team, che è entrato a far parte, non dico del team, perché non è proprio parte di Crawl Team stesso, ma è tipo uno che aiuta. È entrato a far parte, comunque, di questo mondo, del mondo di sviluppo di videogiochi, o comunque del modding, e si è messo a fare questa sorta di mod per il vecchio Serious Sam. Ah, premessa, siamo ancora in Early Access, quindi non è la versione definitiva, però è pubblica. Questo va detto. Ah, questa roba lo stanno vendendo a 4,50€ su Steam. Ah, perché dico che questo gioco è inutile? Secondo me è inutile perché non so neanche dove cominciare. Non so neanche dove cazzo cominciare. Cioè, questo gioco non ha senso. Non dovrebbe esistere. Ah, intanto i server sono tutti vuoti. E che, cioè, praticamente ci sta giocando una persona in cooperativa da solo. Questa è la cosa più triste che io abbia mai visto. Però non è questo il punto, che questo, se non altro, sottolinea la mia tesi, ovvero che il gioco secondo me è inutile. È inutile perché non dà nulla in più di quello che già abbiamo. Noi abbiamo già Serious Sam, la versione classica. Cioè, noi ce l'abbiamo già, capito? Cosa cazzo vai a fare una copia di quello? Cioè, è lo stesso gioco, è lo stesso! Guardate, l'unica cosa che hanno cambiato è l'HUD. L'interfaccia che è diversa rispetto a quella vecchia. Infatti, se andate sull'opzione c'è la HUD Team, c'è quella classica. Quella classica sarebbe questa, vedete? Hanno messo il tema Xbox, per dire, vedete? Cioè, l'armatura, tra l'altro, non mi piace per nulla. Copre anche il cuore, un po' così. Mi spieghi perché l'avete creato, sto gioco qui? A me mi sembra boh. Uno potrebbe dire, ah, ma Zeb, l'hanno fatto perché Serious Sam classico gira anche sui PC lenti, quindi, che ne so, se ci sono dei player con dei PC lenti possono sempre giocare a Serious Sam acquistando questa versione. Ok, ma allora la versione classica a cosa serve? Niente, cioè è la stessa cosa, per cui non ci sta. Quando abbiamo le versioni come l'HD, sia First che Second Encounter HD, mi spieghi cosa me ne faccio di questa roba? È un gioco che, questo gioco era fantastico, sì. Non sto dicendo che Serious Sam sia un gioco di merda, sto dicendo che oggi, 2014, visto e considerato che abbiamo l'HD di entrambe le versioni, ora non serve a un cazzo. Che è dire, cioè, io vorrei spiegare bene la cosa, perché poi la gente magari capisce male. Ma cosa? Il Zeb parla male di Serious Sam, ci giocava fino a qualche anno fa e adesso fa un video dicendo che è di merda. No! Intanto devi aprire le orecchie e ascoltare ciò che dico. Io non dico che è brutto, dico che non serve, ora come ora, non serve a un cazzo. E io, questo video verrà una merda, perché non sto trovando neppure nessuno con cui giocare. Multiplayer, join game. C'è una persona in cooperativa. Poi, da notare, guardate quanto cazzo va a scatti sto gioco. Cioè, ok che il server magari sta laggando, ma io voglio soltanto puntualizzare un concetto. Il Serious Engine 1 è un engine così datato. Vedi le finte esplosioni! Le finte esplosioni ci sono! Quelle finte esplosioni sono create dal lag, ma non solo, ma per il sistema che l'engine usa, antiquariato, che praticamente prevede non più di 20 azioni al secondo. Quindi questo engine essenzialmente andrebbe riscritto da zero, e questo è già stato fatto con Serious Sam HD. Per questo dico, non serve, questo gioco non serve a niente. È soltanto, guarda, il fake hit là, guarda, cioè tu lo spari, vedi, si ricompone. Io buono, si ricompone, guarda. No, aspetta, avete visto anche voi quello che ho visto io? Cioè, capito? E questa cosa della scattosità, no? Vedete che lo sguardo è tutto scattoso. Succede anche quando hai ping bassi in deathmatch. Quindi se tu stai giocando contro qualcuno, no? Fa conto, ti stai impegnando, no? Che i razzi, il laser, ti viene lo scattino e perdi, viene ammazzato. Ma questo succedeva già ai tempi, però lì era comprensibile perché stavamo nel 2005, 6, 7, 8. Ancora ci stava. Ma con l'uscita dell'HD, questa roba
andrebbe soltanto messo da parte e seppellita, perché non ha senso, è fatto male. Serious Sam HD è free to play, no? E ti dà il multiplayer praticamente tutto gratis. Ora mi dici quali vantaggi ci sono a giocare a questa roba? Cioè, devi avere un PC proprio del 1907. Le novità comunque ci stanno, c'è qualche cosa. Ci sono delle statistiche, che ne so, nemici uccisi, robe varie. Poi abbiamo degli achievement all'interno del gioco. Le leaderboard, come sull'HD, sono presenti anche sull'HD le leaderboard per la campagna, perché ovviamente per i deathmatch fa cacare fare leaderboard per le modalità competitive, cioè bisogna farle solo per le modalità cooperative. Poi cosa abbiamo? Non lo so, ci sono alcuni bug fix, ma sono roba da poco, che ne so, per esempio, quando tu nuotavi nell'acqua, c'era un bug che premendo il tasto per chinarti potevi tipo nuotare dentro il terreno. Cioè ti potevi nuotare dentro il terreno ed essere meno visibile, insomma. Ed era un bug importante che in questa versione sembra essere stata risolta. Infatti se io cerco di farlo, vedi mi ributta in piedi, quindi non riesco più a farlo. Allora, questi bug fix che hanno messo, no? Perché alcuni fix e miglioramenti ci sono, perché non le avete aggiunte direttamente nel Classic, nel Serious Sam The Second Encounter normale? Cioè non c'era bisogno di fare un altro gioco. Mi spieghi che cazzo di senso ha fare un altro gioco? Bastava aggiornare il vecchio. Cosa ci vuole? Eravamo arrivati alla versione 1.07. Bene, mettete la versione, che ne so, 2.0 e via. Che senso ha dividere la community? Queste operazioni di aggiornamenti, di fare nuovi giochi staccati, non fanno altro che dividere la community. Che già su Serious Sam ci sono due versioni, c'è la 1.05 e la 1.07. Già quella è la prima divisione. Poi metti Serious Sam HD, che divide ancora. Poi metti questo, che non serve, non ha utilità. Non ha nessuna utilità. Lasciamo perdere il bilanciamento delle armi, che lì ci sarebbe da fare un video tutto da parte. Io non voglio neanche cominciare a scalfire quello. Voglio soltanto dire che questo gioco non vale la candela per niente. Proprio zero. Hanno messo, vabbè, la modalità di sopravvivenza. Questa ancora dovevo vederla, per esempio. Tra l'altro, cazzo, cioè, mi sta laggando da quanto cazzo è grande sta mappa. Cioè, roba assurda. Cioè, questo engine è datato, ma datato. È una roba assurda. Cioè, questo per dire che Serious Sam HD, massimi dettagli, anche quando registro, mi va a più di 100 frame. Questo che è un gioco del 2002 mi lagga invece. Un'altra cosa da notare che hanno messo è il fatto che adesso quando ti colleghi ad un server, se tu non hai la mappa del server, te lo scarica automaticamente, un po' come un Real Tournament, così, che c'è il trasferimento dei file. E quello è una cosa utile. È utile, però perché non la implementi nel gioco vecchio? Cosa ci voleva? Andare lì su Steam, mettevi l'aggiornamento e ciao, in modo tale che tutte le persone che avevano già questo gioco, ovvero la versione originale, si connettevano un giorno, si ritrovano l'aggiornamento in fila su Steam, come dovrebbe essere. Ti colleghi e ti ritrovi l'aggiornamento. Che problema c'è? Che bisogno c'è di fare Serious Sam Classic Revolution? Perché? Ok, hanno aggiunto anche tipo modalità di gioco in più, uccisione istantanea, control zone, no? Poi cosa c'è? C'è anche altro, team deathmatch, che è una modalità che ha sempre mancato, è sempre stata assente in passato, c'era sempre libero per tutti, free for all, sul vecchio Serious Sam, ci hanno messo con la squadra, hanno messo cattura bandiera che non c'era. Ora sono curioso però di vedere quante mappe hanno messo. Hanno messo un po' di mappe, devo dire. Però cazzo, perché non potevate metterle direttamente in quello vecchio? Cioè, ti fai un gioco a parte così. Questo Serious Sam, per quanto ci ho giocato, per quanto mi è piaciuto ai tempi, per quanto ho fatto, tra virgolette, carriera su sto gioco, sono il primo ad ammettere che è acqua passata, che dinanzi all'HD non vale nulla sto gioco. Adesso siamo sull'originale Serious Sam The Second Encounter, sempre versione Steam, rigorosamente. Andiamo a vedere. Join game, search internet. Due stronzi ci stanno in questo gioco. Però, anzi no, che dico? 5 stronzi. Questi 5 stronzi potevano essere di là se questo gioco fosse stato aggiornato anziché diviso. E ora sono le 8.59 di mattina, quindi voglio dire, siamo in un orario in cui generalmente giocano meno persone, però già questo dimostra che dividere non porta a nulla di buono. Ora, io entro qua. Okay.
Cioè, è tutto scattoso sto gioco. È scattoso. È scattoso. Cioè, questo è un gioco che era fantastico. L'ho accoltellato alle spalle. Era fantastico nel 2003, nel 2005, 2006, 8, cioè, qua. Però, oggi come oggi, quando abbiamo l'HD, te non mi puoi venire a dire, ah, ma questo gioco è più bello. Non è più bello, è una merda. Cannone, poi. Bestia, proprio. Mostro, il cannone poi overpowered. Guarda come scatta, guarda come scatta. Ma, no, no, ma, lo vedi come cazzo scatta? Cioè, quando io prendo l'ascensore, guarda che bellezza, eh. No, 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 osserva, osserva. Osserva, su questo cazzo di gioco tu puoi settare la difficoltà. Quindi qui hanno messo serious, vuol dire che con una fucilata mori. Con una fucilata, una. Cioè sull'HD la difficoltà è lockata su normal, quindi tu farai sempre gli stessi danni. Invece qua se metti normal fai i danni normali, se metti serious mori con una fucilata. Guarda, infatti se lo becco è morto. Facci caso, c'è uno che spamma il cannone. Dove cazzo è? Vai qua su. Ma ti rendi conto, madonna? Ma ti vuoi rendere conto? Oddio, cannone gratis, grazie. No, guarda, ora lo smuso. Prendiamo. Guarda la cannone. Questo, se viene sull'HD, non arriva a uno. Perché questo è un gioco sbilanciato. A me fa incazzare che ci sono persone che dicono, oh, ma Serious Sam Classic è fatto meglio, è più curato, è più dinamico, più divertente. No, fa cacare. Cioè, come cazzo fai a dire che questo sia meglio dell'HD? Guarda, bisogna avere un coraggio paragonabile al signore in persona. Guarda, già vedo lo spammino, guarda, eh. Guarda, le palle tira. Tanto ce l'ha infinite, quindi che ne tira uno, ne tira 60, la stessa cosa. Guarda, ora arriva l'altra, guarda, eh. Madonna, guardalo lassù, guardalo. Guarda, piccione lì. Guarda, si tuffa. Madonna. Guarda, no. Questo c'ha il cannone, come sicuro il Cristo. Guarda, c'ha il cannone. Ma c'ha razzi. Mori. Una fucilata, l'ho ucciso. Una fucilata contata. Guarda, cioè. Queste due persone poi non sanno che esiste Serious Sam Classics Revolution. Non lo sanno neppure. Perché non sanno neanche fare marketing questi. Non lo sanno fare. Deve pensare lo zio Zeb a fare marketing, capito? Qua. Questo c'ha l'armatura a 1000. Demente. Qua che fiero. Qua, coltellino. I fiori poi. Ora mi spieghi come cazzo fai a cecchino a qualcuno. Ce l'ho fatta perché sono preciso io, però. Lumino che va a scatti così. Guarda, ora va l'esca, c'è un'esca qui. Un'esca pura. No, questa la prendo io. Grazie. Ora, quel cannone, madonna cara. Dai, cambia arma. C'ho i tasti, manco l'ho settati. No, beh, l'ha ripreso di già? Ma che cos'è sto gioco? Cioè, io guarda, io non so come ho fatto a giocarci tutti questi anni a sta roba. Ma forse perché non c'era l'HD. Infatti, quando è uscito l'HD, non sono mai andato indietro. Madonna, se tu sali. Madonna, qua ha schizzato via proprio. Ma laggiù c'è l'invincibilità, fa vedere. Eh no, l'hanno levata. Ma che senso ha nuotare nella lava? Nessun senso, infatti nell'HD non si può. Chissà perché non hanno più fatto nuotare nella lava la gente. Perché non serve un cazzo. Coglioni. Madonna, bestia. Fiori proprio. Finocchio totale. Questo serve dei brownie, i brownie lì. Secondo me non serve di proni. Quei fiori. Manca solo l'arcobaleno. Madonna, ragazzi. È squittato. Madonna. Popo. È rientrato. Qua, Rosic. Orgogliosi. Io ero orgoglioso anni fa perché non c'era niente di meglio, ma. Hai l'alternativa su un piatto d'argento che tra l'altro non costa nulla. E continui. Insisti a giocare qua. Insisti. Bestia. Vai, dai, riesci, dai, scollegati, dai. Dai, ora si scollega, guarda, Cosa ho? Preso nel muso. Killing spree, Dio. La prendo la doppietta. Ma questo gioco scricchiola. Madonna cara, scricchiola proprio. Guarda, si è sconnesso per la... Quant'era? Seconda o terza volta? Faccia di culo.
Ora, se rientra è un fenomeno. Se rientra è veramente da stimare. Vediamo un po'. No, non rientra. Basta. È rientrato! Oddio, è rientrato! Che lezzo! Sei un fetente! No. You shit! Cosa? You shit! Cioè... Ma allora vai a cacare, senti! Madonna! Bestia! Bestia, proprio madonna, madonna. Questo è per dire che Serious Sam Classic Revolution è un'idea sprecata. È sprecata perché esiste l'HD, ma soprattutto perché bastava aggiornare questo senza dire dividiamo qua, poi dividiamo qui, poi dividiamo lì e poi non c'è più un cane nei server. Fiero. Cioè, andrà forse a 30 frame, se va bene, anzi forse un po' meno. Guarda, paralizzato in mezz'aria. Cosa? Bestia! Bestia proprio! Tutto scattoso, madonna, ragazzi! Vabbè, questo è un server instant kill, ho soltanto il cecchino, colpo letale. Guarda che immondizia! Legato proprio col filo il sacchetto, guarda! Guarda la differenza! Allora, no, 26 ping! Perché ho 26 ping? Perché il gioco è ottimizzato... È ottimizzato perché è un gioco relativamente recente. Quindi non va tutto a scatti. Non vedi l'omino che scatta così? L'ascensore non va a scatti. Dov'è il morbo di Parkinson? Non c'è. Perché il gioco è uscito nel 2010. Non è uscito nel 2002. Non è un gioco riesumato dalla tomba. È un gioco, cioè, se uno è un fan di Serious Sam dovrebbe giocare a questo. E ci sono ancora persone che si lagnano. Però non mi piace come si muove l'omino. Non mi piace come si muove. Dov'è il problema? Perché secondo te è meglio il classic? Come si muove il tuo scattoso? Non vorrei che questo video fosse interpretato male. Non sto dicendo che il vecchio Serious Sam fa completamente cacare. Dico che oggi come oggi, quando abbiamo l'HD e quando già abbiamo il vecchio Serious Sam, non ha senso fare un altro gioco ancora. Ha senso, ripeto, aggiornare quello che già abbiamo per portarlo avanti, per migliorare i problemi, migliorare i bug, aggiungere tutte le cose che ho elencato, che non sono tutte le cose. Ma bisogna aggiornare, non creare una cosa staccata, perché così facendo non fai altro che dividere la comunità. Ancora, dividi il numero di giocatori connessi, perché ci saranno sempre persone che giocheranno al vecchio e alcuni che giocheranno solo al nuovo. Non ha più senso unire i due? Cioè, bastava questo. E per qualche motivo questa cosa non la vogliono fare. Comunque sia, vediamo in futuro cosa succederà con la versione definitiva. Per ora questo è tutto. Ci becchiamo al prossimo video.